Buonasera Paolo, buonasera ciao, a tutti. Tutto bene? Tutto bene, un po' freddino oggi. Oggi un po' freddino, vabbè, ma poi ci riscalderemo. Però ci vedo riscalderemo. Che tu sei sempre munito della tua sciarpa di lana. Sempre, sempre. Anche forza ad agosto, Inter, forza sempre quando Inter. Dovrete fare i preliminari di Europa League. No, ti dico io la classifica finale. Prima la Juventus, scudetto. Secondo Napoli, okay. Terzo il Milan, sì. O la Fiorentina. Sì. Poi c'è Fiorentina, Roma e Lazio in Europa League. L'Inter fuori da tutto, te lo dico già io, te lo assicuro. Eh sì, anche te lo metto per scritto. È stata una settimana a proposito di coppe europee che ha visto le competizioni maggiori orfane delle squadre italiane, però bello spettacolo, le squadre tedesche hanno completamente stravolto le gerarchie a livello europeo. Paolo, cosa ne pensi? Il Borussia 4-1 Real Madrid, insomma. Non direi proprio che Real Madrid sia fuori del tutto, perché una possibilità ce l'ha. Ma io lo so. Mentre perché il Real Madrid ha perso. 4-0, ciao. Io lo so perché Real Madrid ha perso. Perché ha perso? Il suo allenatore. Mourinho, sì. Grande. Ex del... Siamo gli unici noi a aver battuto il Bayern Monaco. Sì, vabbè, ma non possiamo sempre pearci di glorie di 100 anni fa, eh? Ho capito, anche la Provercelli ha vinto 7 scudetti a fine secolo, però insomma... Io spero che prima della fine della trasmissione mi dirai se sei contro l'Inter, se sei juventino, che cosa sei tu, che cosa sei? Vorrei sapere. Vabbè, andiamo avanti perché andiamo avanti. Abbiamo molte... cose da discutere, no? Abbiamo molte litigate da fare, però prima di litigare passiamo alla presentazione del sommario. Questa settimana, nonostante non abbiamo una figuraccia dell'Inter da commentare, avremo comunque il calcio, quello dei giovani e quello dei non vedenti. Poi avremo la maratona, la pallavolo, la pallacanestro e il tennis con Fognini e le nostre lezioni e, come sempre, gli imprescindibili marchi di fabbrica che sono, Paolo, vediamo se ti sei preparato. I punto volley e punto basket. Ci sono riuscito. Non è il punto... Achille pennellatore e i pronostici. Ero fuori di testa. Bellissima. Vabbè. Questa, andiamo sul blog. Iniziamo subito. Sabato 4 e domenica 5 maggio presso l'ormai colorautissimo circuito cittadino allestito sul lungomare Calvino prenderà via il 5° trofeo Città di Sanremo, 7° Memorial Luca Guazzoni. Programma e novità di questa edizione nel nostro servizio. Andiamo. Questa edizione sarà, spero, particolarmente divertente per una serie di motivi. Primo, con molto orgoglio posso dire che il trofeo Città di Sanremo è l'unico cittadino su tutto il territorio nazionale ad essere titolato dalla CSAI. Quindi questo per noi è motivo di orgoglio sicuramente. Altro aspetto importante è la provenienza di piloti da gran parte dell'Italia, tra cui addirittura quest'anno dalla Sardegna. Ma l'aspetto più divertente sarà sicuramente l'invenzione, chiamiamola così, che abbiamo adottato per questa edizione, che è una gara endurance aperta a tutti, quindi licenziati o non, che si svolgerà nella giornata del sabato. Abbiamo predisposto massimo 10-11 equipaggi, ogni equipaggio deve essere composto da minimo 3 persone senza limitazione nel numero massimo. La competizione amatoriale, chiamiamola così, si svolgerà il sabato nella pausa pranzo con le prove libere, mentre alla fine delle prove libere delle categorie nazionali si svolgerà invece questo endurance vero e proprio che durerà 2 ore ininterrottamente. La caratteristica, la particolarità sarà il fatto che, trattandosi di endurance, questi go-kart gireranno ininterrottamente per 2 ore con il cambio pilota, rifornimento di benzina, tutte queste cose qua. Posso dirvi che abbiamo avuto grande successo, tante richieste, abbiamo purtroppo dovuto dir di no a tante persone perché abbiamo contenuto il numero dei partecipanti entro il limite dei 10-11 massimo mezzi. Mentre invece per quanto riguarda la gara nazionale, ripeto, gara nazionale titolata dalla CSAI, quindi valevole per la Coppa di Zona 1, che comprende 4 regioni, quindi Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Abbiamo il ritorno a Sanremo di piloti importanti, questo mi fa molto piacere, è sempre motivo di orgoglio perché grazie all'intervento, alla partecipazione di un costruttore che ormai è il secondo o il terzo anno che viene, porterà con sé i propri piloti ufficiali
ragazzi che partecipano alle competizioni più rinomate a livello mondiale, quindi per noi è anche questo un piccolo traguardo, però molto, molto importante per la nostra associazione e per la nostra manifestazione. La manifestazione si svolgerà sul lungomare Calvino e da Porta, no? Sicuramente sì, ormai è il nostro tracciato consolidato, lungomare Italo Calvino, Piazzale d'Apporto, il tracciato non subirà nessuna variazione rispetto agli altri anni, si partirà con le prove libere anche per le categorie nazionali il giorno del sabato, mentre la domenica sarà dedicata esclusivamente alla gara vera e propria, quindi gara 1 e gara 2, perché i nuovi regolamenti prevedono, hanno previsto l'adozione di questa forma di gara. Presa un po' dall'automobilismo. Quindi avremo due gare nella stessa giornata sostanzialmente, ovviamente dopo i tempi di qualificazioni che determineranno le griglie di partenza. Sì. Per questo appuntamento del 4-5 maggio, chi volesse iscriversi, come deve fare? Allora, iscriversi semplicissimo, si va sul sito del nostro Karting Club Sanremo, si scarica tutta la modulistica necessaria, ci sono tutti i riferimenti, mail, numero di fax, numeri di telefono, ci può contattare tranquillamente, noi ben lieti di ospitare più partecipanti possibili. Sempre spettacolare, il go-kart. Spettacolare, spettacolare, poi possiamo annunciare che ci sarà Kevin. Eh sì, Kevin uno dei raggiungerà il campioni a secondo livello posto a locale, no? Ferrara, sì, con suo papà Vinicio. Eh sì. L'abbiamo già fatto conoscere nella E nostra lo trasmissione. faremo riconoscere ancora a chi se lo Certo. sia, fosse perso, insomma, è uno dei giovani talenti dello sport locale che merita di essere seguito. E adesso? Adesso passiamo da un talento ad altri talenti, quelli del calcio a 5 non vedenti, il Liguria, che dopo la splendida vittoria a Napoli contro la Real Vesuviana, peraltro propiziata dal gol del 12enne Francesco Cavallotto, alla sua sola seconda presenza in campionato, pensa Paolo. Si stanno preparando adesso i ragazzi al match clou di domani contro il Bari e si lancia anche uno sguardo agli europei che si disputeranno a Loano nel prossimo giugno. Liguria calcio non vedenti, reduce da una grande vittoria a Napoli. Vittoria splendida perché all'andata avevamo pareggiato in casa, quindi siamo andati giù a Napoli molto concentrati e una trasferta lunga che abbiamo fatto ovviamente in pulmino come ormai di consueto in tutte le nostre trasferte e abbiamo vinto per 3-1, ha segnato anche Francesco Cavallotto che ormai è il nostro gioiellino, ragazzo molto giovane. E soprattutto perché abbiamo avuto da rimontare un po' la classifica e con questa vittoria affrontiamo i prossimi incontri con delle chance in più per il titolo, per lo scudetto. Fra questo incontro di Napoli e il prossimo in casa col Bari, anche uno stage della nazionale. Si sta avvicinando il campionato europeo di calcio B1 per non vedenti che si terrà a Loano. Tra il 12 e il 23 di giugno e la nazionale italiana si sta preparando con un raduno, ce ne saranno ancora altri due prima dell'europeo. Lo scorso fine settimana c'è stato un raduno a Fano, nelle Marche, e quattro ragazzi della nostra squadra hanno partecipato, quindi insomma. Ci sono, oltre al campionato c'è la nazionale, quindi cerchiamo di fare veramente il meglio a tutti i livelli. Ora questa sfida difficile contro il Bari, sabato mattina, quali sono le prospettive e quali sono gli obiettivi della squadra? Sicuramente la partita contro il Bari è una delle partite più dure. Anche contro di loro all'andata avevamo pareggiato. E adesso siamo in una condizione di forma sicuramente superiore, ma il Bari è una squadra con dei ragazzi molto giovani, molto dinamici, che veramente possono metterci in forte difficoltà. Ovviamente giochiamo in casa, quindi insomma, il pubblico di casa, il campo che conosciamo bene, sono punti a nostro favore. Battendo il Bari riusciremo a scavalcarli in classifica, quindi è veramente uno scontro diretto importante. Su quali armi punterete per scardinare la difesa del Bari? Abbiamo Fabrizio D'Alessandro in forma strepitosa che sta vivendo una nuova giovinezza. Sebastiano Gravina che oramai si è sbloccato, quindi vuole far bene.
Matteo Sistu che è rientrato nel giro della nazionale dopo che ne era stato un attimino messo da parte, quindi anche lui ci tiene a far bene. Daniele Vago che anche lui vuole continuare a dire la sua da giocatore d'esperienza qual è. C'è il Cino, Luigi Bottarelli che è un tornado sudamericano che da quest'anno gioca con noi e ci dà veramente grande sicurezza in difesa. E poi ci sono i giovani che come tali che sono Francesco e Matteo che sono veramente, ovviamente vogliono trovare il loro posto in squadra, quindi siamo tutti in gran forma. Ribadiamo dunque l'appuntamento per la prossima partita casalinga. E giocheremo domani mattina alle 10 a Col di Rodi, in via Monte Ortigara, la strada per San Romolo. E vi aspettiamo numerosi perché più siamo, più vinciamo. Luca Mazza, allenatore della nazionale italiana, come ci stiamo preparando al prossimo europeo che sarà a Loano dal 12 al 23 giugno? Ah, ci stiamo preparando ormai da qualche mese in vista di questo evento importante che ci sarà a Loano. Siamo adesso qui a Fano in raduno da ieri. Oggi abbiamo avuto una partita contro una squadra, diciamo, italiana, locale delle Marche. E niente, stiamo cercando di prepararci al meglio. Avremo almeno un altro raduno prima dell'appuntamento europeo. E poi a giugno speriamo di presentarci in condizioni ottime per affrontare questa competizione che per noi è molto importante, visto che si svolge in Italia e visto che negli ultimi europei non siamo andati benissimo, ci teniamo particolarmente a fare bene qui in Liguria. A te Paolo. Quindi domani mattina non vedenti contro chi? Contro il Bari. Contro il Bari. Andiamo tutti a Col di Rodi a vederli. Boh, Assolutamente. sono curioso di vedere questo dodicenne come gioca. Eh Va sì, bene. eh sì. Veramente un fenomeno, E Paolo? passiamo al tennis. La semifinale raggiunta nel torneo ATP 1000 di Monte Carlo ha proiettato Fabio Fognini al 24esimo posto della classifica mondiale sul best ranking. Abbiamo fatto il punto sulla svolta del tennista armese col suo primo allenatore Massimiliano Conti. Diciamo che è la riprova di quello che avevamo già detto dopo la Coppa Davis, che sembrava che Fabio fosse cresciuto a livello proprio mentale, di comportamento in campo e quindi di conseguenza anche di gioco. È avvenuta proprio a Monte Carlo dopo un torneo comunque esaltante e penso anche indimenticabile, perché comunque ha compiuto un'impresa, perché l'ultimo italiano a arrivare nelle semifinali era stato Gaudenzi, se non erro nel 97 o 96. Quindi sono passati un po' di anni giocando delle grandi partite, incontrando dei giocatori top player, cioè proprio nei primi 10, top 10, top 10 e comunque passando da un derby iniziale, secondo me, che è stato quello che gli ha dato poi quella fiducia e la molla per arrivare dove è arrivato. Gli incontri che ha fatto, qual è che secondo te è stato più bello? A mio modo di vedere posso dire tre cose. Allora, il più difficile secondo me per tutto quanto è stato il primo contro Seppi, a livello proprio di che si conoscono, comunque un derby italiano è sempre sentito da entrambi i giocatori, infatti c'era un po' di tensione e con Seppi che era davanti a lui in classifica, magari la critica era più dalla parte di Seppi prima, magari. E quindi secondo me è stato l'incontro più difficile. Quello più bello proprio in assoluto, a mio modo di vedere, è stato quello contro Gasquet, perché cioè, è stato veramente impostato in maniera perfetta, cioè, addirittura lo ha battuto sul suo colpo migliore, che tutti sappiamo che rovescio abbia Gasquet, lui l'ha proprio pressato talmente tanto al rovescio che alla fine non sapeva più che cosa fare, veramente, ha dato proprio l'impressione di arrendersi al potere di Fognini, è andata così. Anche in semifinale, anche se ha perso, però ha fatto vedere dei colpi che ha messo in difficoltà Djokovic. Allora, in semifinale vorrei fare aprire una parentesi perché tante persone magari non lo conoscono veramente bene, Fabio, e a vederlo in campo a volte lascia da dire ma non ne ha voglia, non si impegna. Beh, lo voglio dire chiaramente, nella semifinale contro Djokovic era teso e bloccato proprio dalla tensione, era contratto e non riusciva proprio a entrare in partita.
anche perché dall'altra parte c'era un mostro, perché Djokovic in questo momento è ingiocabile a mio modo di vedere, e lo ha dimostrato anche poi con Nadal, andando 5-0 set point con Nadal, e quindi dico, cioè, va bene, la partita con Djokovic l'ha persa abbastanza velocemente, però ha fatto un torneo incredibile e rimane quello secondo me. Ha emozionato un po' tutti gli sportivi, perché veramente si è visto un Fognini tosto sul campo. Sì, un Fognini tosto e soprattutto direi proprio veramente più maturo, cioè, ma proprio nell'interpretazione delle partite, come gestire le partite, i momenti difficili di ogni incontro, perché comunque non dimentichiamo che anche con Gasquet è andato 5-4 set point Gasquet, e poi è riuscito comunque sempre con, tatticamente anche guidato dal suo allenatore, che non è uno sprovveduto, ecco, a impostare le partite nella maniera giusta. Parlando con lui mi ha detto che nella partita con Berdic praticamente ha parlato con Nadal negli spogliatoi, il quale gli ha detto di servire al corpo di Berdic, perché pativa la risposta con la palla al corpo, e durante la partita si è proprio visto che nei momenti importanti lui serviva al corpo di Berdic, per dire, quindi vuol dire che era lucido nel gestire i momenti importanti. A me quello che ha dato fastidio è un po' la critica, i commenti che hanno fatto su Fognini. Perché questo? Perché diciamo che c'è un po' sempre stata, eh. Io anche negli anni passati ho avuto anche parole, diverse parole anche con i locali, magari o anche a Sanremo, per questo motivo, perché Fabio comunque col suo modo di fare, che ha, diciamo, spesso ha avuto in campo, lasciava un pochino pensare appunto che fosse strafottente o che non gliene fregasse niente o superiore agli altri, però in verità è proprio non è così, cioè, nel senso, lui quando è in campo maschera tante volte la tensione muovendosi ancora più lento, cioè, o magari una volta innervosendosi, perché comunque sentiva talmente tanto la tensione di determinati incontri che sfogava in reazioni che erano sbagliate, giustamente, cioè, erano sbagliate. Però adesso mi sembra proprio che abbia capito. Va bene, da adesso da 32esimo che era è passato a 24esimo nel mondo. Sì, adesso 24, però io credo che lui adesso non stia, cioè, non sia particolarmente, cioè, no, è contento della 24esima posizione, ma credo che abbia capito e ambisca a arrivare un po' più in alto ancora, che è nelle sue corde comunque assolutamente, l'ha dimostrato, perché ha giocato col numero 6 e col numero 9 vincendo. Poi Djokovic, Nadal e Federer probabilmente, cioè senza probabilmente, sono sopra a tutti gli altri, però con gli altri secondo me può arrivare benissimo a giocare. Tornati dopo la pubblicità. Eh sì, dopo la pubblicità. Io a e sorpresa. Te, io e te torniamo sempre dopo a la sorpresa. Pubblicità. Vai, tocca a te. Allora, vai. Basket, vai. Come ogni puntata, una carrellata dei risultati, delle classifiche e dei prossimi turni in cui saranno impegnate le squadre, le prime squadre di Basket Club Ospedaletti, BVC Sanremo e Imperia. Chiusura di regular season senza sbavature per il BC Ospedaletti in serie di maschile. I ragazzi di Coach Lupi hanno infatti superato in trasferta l'Ausilium Genova per 85-68 al termine di un match piacevole combattuto nonostante l'assenza di posta in palio. Gli Orange hanno condotto nel punteggio fin dalla palla 2 iniziale, arrivando addirittura a più 30 nel corso della quarta frazione di gioco grazie ai trascinatori Michelis e Gelmini, autori rispettivamente di 21 e 13 punti. Il vistoso calo di tensione, che nel finale ha permesso agli avversari di recuperare ben 13 punti, rientra nella normalità di un match da considerarsi di preparazione, ma che servirà anche da monito per i prossimi difficili appuntamenti. Lupi commenta comunque positivamente la prestazione dei suoi, capaci di vincere in scioltezza nonostante le assenze pesanti e i tanti giovani gettati nella mischia, grazie anche alla sinergia con l'Olimpia Taggia. Già domenica avranno inizio i play-off, vero banco di prova psicologico, contro un Basket al Bengal ostico e ricco di elementi di valore, che costituirà la prima tappa di un percorso da dentro o fuori in cui non saranno ammessi passi falsi. L'Ospedaletti al femminile chiude altrettanto bene il suo post-season di Serie B con la vittoria sul gruppo sportivo Monviso per 55-51, nella finale per il terzo e quarto posto. Grazie ad un primo quarto molto accorto difensivamente, le braidesi vanno avanti per 16-13, salvo poi subire il ritorno delle Orange, che accumulano un buon margine prima dell'intervallo lungo e lo gestiscono fino alla fine senza particolari patemi.
Il referto vede in doppia cifra Elisa e Roberta Sarti e la Sacra, vere trascinatrici durante l'intero arco della stagione, di una squadra amministrata al meglio da coach Carbonetto e rinvigorita nei momenti di difficoltà dall'innesto di alcune giovanissime che costituiranno, senza dubbio, le fondamenta da cui ripartire per il prossimo campionato di Serie B. La promozione maschile vive invece gli atti finali della sua lunga cavalcata e il clou è senza dubbio la semifinale playoff tutta provinciale fra BVC Sanremo e Imperia, gara 1 a Imperia domenica alle 18, gara 2 a Sanremo il sabato successivo alle 21. Un risultato senza dubbio esaltante e inatteso per la società sanremese, che aveva scelto di schierare un organico giovane, probabilmente il più ricco di under dell'intero lotto di iscritte al campionato, mentre per l'Imperia si presenta una occasione imperdibile in qualità di favoritissima, anche per esperienza e qualità, e dunque l'occasione di chiudere i conti già in gara 1 sfruttando il calore del suo palazzetto. Bene, in trepidante attesa del ritorno del nostro commentatore principe Cesare Fagnani, andiamo a scoprire quanto è successo nei palazzetti della nostra provincia e chi ha avuto la meglio sotto rete. Punto volley di questa settimana che si apre col campionato di Serie C femminile. Vittoria della Sallis Ventimiglia 3-0 sull'Albenga e sconfitta per la Tattoo Planet Sanremo 3-1 contro il Casarza Ligure. A 4 giornate dal termine, Ventimiglia al 6° posto, Tattoo al 7°. Per quanto riguarda la Serie C maschile, si è disputata l'ultima giornata. Il Cari Parma Imperia si aggiudica il derby con le Grafiche Amedeo per 3-1 e nella classifica finale, dunque, chiude al 6° posto, mentre i sanremesi al 10°. In Serie D femminile, invece, nella pool promozione, l'Anfossi Taggia supera nello spareggio il Volley Scrivi al tie break e passa alla fase successiva. Domani sarà ospite dell'Ausilium Genova. Nella pool retrocessione la nuova Lega Pallavolo perde in casa con il Casarza per 3-1 e complica la sua classifica, ma resta comunque al vertice con il CPO Spezia a 18 punti. Nell'Under 16 femminile Olio Colto Taggia supera per 3-1 Volley School Genova e accede alle semifinali in programma per l'1 maggio, dove incontrerà la Prorecco Pallavolo. Nei campionati interprovinciali Savona Imperia Maschili, prima divisione maschile, a 5 giornate dal termine perdono tutte le nostre squadre, il Cari Parma 3-1 contro il Carcare, la Coapi 3-1 contro il Celle Varazze e la Tremoviter 3-0 contro l'Albisola. In classifica la Coapi è 7°, il Cari Parma penultimo, la Tremoviter ultima. Nell'Under 14, ultima giornata, il Sanremo Volley vince con l'Albisola per 2-0, ma perde 2-0 con il Volley Ponente. Nella classifica finale, quindi, Ponente 18 punti, Sanremo secondo con 11. Campionati provinciali FIPAV, prima divisione femminile, Costanzo Giardini Ventimiglia Metal System 3-0, Nuova Lega Pallavolo A Sallis Ventimiglia 3-1, Nuova Lega Pallavolo B Tagi Will e Golfo di Diana Maurina 3-2. In classifica il Costanzo Giardini rimane al comando con 32 punti, seguita da Nuova Lega Pallavolo A con 27, ma che ha una partita in meno. Nell'Under 13 femminile, girone A, Mazzucchelli con 15 punti comanda, al secondo posto Sallis Ventimiglia 9, ma con una partita in meno. Girone B, Maurina A con 6 punti, Armataggia con 5, girone C, Golfo Arimondo 9 punti, San Camillo 6. Nell'Under 13 maschile, nel primo dei tre concentramenti previsti, nel girone A Nuova Lega A Pallavolo 16 punti, Assicurazione Arma 12. Nel girone B Nuova Lega Pallavolo B 16 punti, Martini Arma 12. Passiamo ora agli appuntamenti del weekend, a partire da sabato 27 aprile domani, dove nella prima divisione femminile si avranno tre partite alle ore 18 a Villa Ormon, Tagi Will contro Nuova Lega Pallavolo A, e alla Ruffini di Taggia Arma Taggia contro Maurina. Alle 21 a Diano Golfo di Diana Costanzo Giardini. Domenica 28, campionato Under 14 femminile, giornata finale, presso la palestra Villa Ormon di Corso Cavallotti a Sanremo si disputerà dunque la giornata finale fra le prime 4 squadre classificate nella prima fase, con inizio della prima partita alle ore 9:30 secondo il seguente programma. Ore 9:30 carrozzeria Funivia Arma Taggia. A seguire Sallis Ventimiglia, Maurina Imperia A e la vincente di queste due gare si incontreranno alle ore 16. La squadra che vincerà il concentramento avrà diritto al titolo di campione provinciale Under 14 femminile 2012-2013 e potrà partecipare alla fase finale regionale del campionato. Beh, ma cosa è successo?
Parlava Fagnani con la tua voce, io non so, non riesco. Mi sembrava il solito impeccabile punto di Cesare Fagnani sul volley. Sì, sei stato bravissimo, però non riesco a capire bene come è iniziata questa punto volley. Va bene. Chiediamo scusa agli amici a casa, non succederà più, dalla prossima settimana tornerà l'esperto Cesare Fagnani. Speriamo, ognuno al suo posto. Ci auguriamo, dai. E adesso parliamo di calcio. Calcio giovanile. E parliamo della Matuziana Calcio, Matuziana Sanremo, una delle società della nostra città che ha prontato la festa del settore giovanile. Quindi noi siamo andati a Borgo Tinasso a riprendere tutti i ragazzini componenti del settore giovanile della Matuziana. E non solo i ragazzini, ma anche i papà. Guardate bene, perché vedrete un giocatore nuovo della Matuziana che poi andrà a fare il portiere addirittura. E subirà molte recche. D'albergo. Guardatevi bene chi è. Oggi è la festa della Matuziana e quindi siamo col presidente della Matuziana, Antonio Castagna. Un bilancio di questa stagione che ormai siamo agli sgoccioli. Certo, ormai siamo agli sgoccioli, nonostante diciamo le amarezze e la lotta continua con le nostre due prime squadre. La prima pietra posta per il nostro settore giovanile, come oggi potete vedere, è stata abbastanza soddisfacente anche con buoni risultati, oserei dire. E siamo molto soddisfatti, abbiamo organizzato questa giornata proprio per stare tutti insieme, che è lo spirito fondamentale della Matuziana e quello del divertimento dei nostri bambini, poi alla fine quello è. I bambini devono divertirsi, direi che è positivo, molto positivo la nostra annata e credo che andremo a crescere notevolmente per l'anno prossimo. I programmi futuri adesso quali sono? Allora, intanto speriamo di salvarci almeno andremo a fare i play-out con la squadra maschile e direi che dovremo avere buone possibilità di, chiedo scusa un attimo, dovremmo avere buone possibilità di rimanere categoria, incrementare sensibilmente il settore giovanile, in quanto avendo lavorato bene, direi molto bene quest'anno, anche se con numeri magari stretti, però abbiamo puntato molto sulla qualità e chi condivideva il nostro modo di essere. E poi abbiamo fatto questo passo grande, come è uscito da pochi giorni sulla stampa, che abbiamo preso per parecchi anni il campo della Cipressa. Su quel campo lì della Cipressa chi giocherà? Allora, noi su quel campo lì chiaramente è uno sfogo per le nostre prime squadre, per le squadre tutte quelle che giocheranno a 11. Quindi come Sanremo, giustamente rimarremo sul territorio di Sanremo per quello che riguarda il settore giovanile, scolastico, quindi fino agli esordienti. E tutti gli altri cercheremo chiaramente per le partite e gli allenamenti ci trasferiremo in modo da non essere sempre itineranti nella nostra provincia, avere un campo nostro con un deposito nostro, un magazzino nostro e quant'altro. Avete anche una novità per l'estate, no? Sì, l'idea dovuta al fatto comunque tra virgolette per la crisi unire il sociale allo sport. Quindi l'idea nostra è di fare una scuola sportiva nel mese di luglio ad agosto, ma che non sia solo finalizzata in sé allo sport, che chiaramente è logico che ci sia, comunque offrire il mare anche ai bambini, fare i compiti dopo pranzo, unire strutture scolastiche con strutture sportive, la nostra struttura sportiva più uno stabilimento balneare, offrire un'offerta diciamo per i genitori che non hanno la possibilità di poter accudire i propri figli durante l'estate. Quindi chi fosse interessato dove si deve rivolgere per iscriversi a questi corsi estivi? Al mio numero, che è il 389-099-3339, oppure sul sito della Matuziana, oppure inviando un'email a matuziana91libero@libero.it e richiedere informazioni e noi gliele forniremo. Samuel Bengrine, Matuziana Pulcini 2003 Juve. Mattia Lombardi, Matuziana Pulcini 2001 e tengo per la Juve e gioco in porta. Allora, io sono Nicola Sarpilli, giocatore della Matuziana
E io voglio stare in porta, però sono difensore. E tengo per l'Inter. Mi chiamo Ambra Parinello. Che ruolo giochi? Attaccante. Femmine 5. E che squadra tieni? Juve. Mi chiamo Giorgio Tron, gioco in difesa e sono un 2002. Squadra? Juve, ovvio. Pietro Balestracci. Punta. Puccini 2003. Squadra? Sampdoria. No! Axel Garelli, gioco nel ruolo difensore. E anno 2003 tengo per l'Inter. Leonardo Samassa, punta. Mattuziana Pulcini 2003, Milan. Eleonora Mazzulla, categoria Pulcini 2001, tengo per il Milan. Bumina! Giordano Maria Chiara, categoria Pulcini 2001. Valenti Alessio, Mattuziana Pulcini 2001. Inter! Ha detto Juve! Inter. Io. Alessio Benomar, Juve, dai. Max Borrelli, Napoli. Giorgio Di Mattia, forza Juve! Matilde Croesi, Inter. Antonio Zinzi, Napoli. Ma guardalo! Nicolò Tatavici, Inter. Davide Bastitta, Juve. Ma guardalo! Chiara Cugge, Inter! Forza Inter! Bastitta Matteo, forza Juve! Andrea Cassini, Milan, ciao. Lombardi Filippo, forza Juve! Alessandro Iacovetta. Ruolo? Il centrocampista. Centrocampista, metodista? No, centrale. Ok, bravo. Anno? Anno di che anno? 2002. Quindi Pulcino? Sì. Ok. Per che squadra tieni? Genoa. Fai box? No. Ciao. Forza Genoa, allora. Michele, giusto? Tutti adesso al presidente! Oh, tutti addosso, forza! Bene Paolo, bene. Hai visto? Grande festa, eh? Bella festa, eh? Anche no. Qualche indicazione sul futuro, cominciano a mettersi a posto i tasselli del puzzle calcistico sanremese, no? Certo, adesso hanno preso anche il campo dei cipressi, hai sentito, no? Eh sì, pensa, sono dovuti andare fin lassù per fare la loro attività. E siamo al momento delle inerenti... A Paolo non interessa però. No, delle inerenti previsioni del tempo per il fine settimana sportivo ligure del nostro esperto Achille Pennellatore. Dove sarà? Dove sarà questa settimana? L'altra volta era dietro la porta, ma questa settimana dove sarà? Sotto la sedia? Oltretutto gli manca ancora il satellite, quindi potrà fare solo delle previsioni qua del calcio locale. Vediamo un attimo. Vai Achille! Ciao Gerson, ciao Paolo, buonasera a tutti gli amici di Sportivino. Sono dietro la porta questa volta, sono uscito perché in fondo fa ancora caldo, c'è ancora questo fön, questo scirocco che si sono sommati e hanno dato temperature fino a 21-23 gradi, però con oggi queste temperature finiranno, perché da domani, sabato e domenica, entrerà dell'aria fredda in quota e aria fresca al suolo, quindi si cambierà registro, l'aria diventerà più instabile e domani sabato e domenica il tempo sarà instabile o a tratti molto instabile, quindi tutte le manifestazioni sportive che si avranno domani e domenica che in zona saranno all'insegna del tempo poco affidabile, inaffidabile, nel senso che se vedete qualche schiarita non prendetela tanto per buona, anche se magari è capace di durare qualche ora, però avremo sempre un addensamento nuvoloso, cumuliforme, che potrà dare delle piogge sparse o anche qualche rovescio e temporale. Di breve durata, ma lo sgrullone temporalesco magari farà registrare 10-15 mm nel giro di una mezz'oretta. La visibilità discreta o scarsa nei momenti di precipitazione, temperature che tenderanno a calare in maniera moderata, certo non torneremo in inverno,
Un po' di vento meridionale domani, da nord-est domenica, forte a tratti al largo, ma sotto costa dove ci sarà la maggior parte delle manifestazioni sportive, sarà moderato, 10-20 nodi, 20-40 km all'ora, con il mare però mosso. Poi per l'inizio della settimana pian piano comincerà a migliorare, ma resterà sempre un pochino instabile, come vi ho detto poco fa nella trasmissione normale per il tempo. Ciao Gerson! Ciao Paolo, buonasera a tutti gli amici sportivi e arrivederci presto. Oh! E adesso che adesso? Punto siamo? Dimmi te. Arriviamo alle lezioni di tennis del nostro maestro Massimiliano Conti. Dopo le prime due lezioni su impugnatura per il diritto e per il rovescio, adesso andiamo a scoprire, Paolo, c'eri la anche battuta, tu? La battuta, uno dei punti cardini ormai dello sport con racchetta e palla gialla. Forza, Massimiliano Conti dall'Amatori Tennis Armesi. Siamo sui campi degli Amatori Tennis Armesi e questa settimana andiamo a parlare del servizio. Lo facciamo col maestro Massimiliano Conti. Allora, come abbiamo detto l'altra volta, avevamo analizzato le impugnature e un minimo di tecnica dei colpi del dritto e del rovescio, che sono praticamente insieme al servizio i tre colpi base di un tennista. Ecco, negli anni il servizio è cresciuto sempre di più, fino a diventare ad oggi il colpo più importante del tennis, perché è comunque il colpo che prepari da fermo per mettere la palla in gioco, e adesso con le velocità che ci sono, le attrezzature che ci sono e le altezze che ci sono dei giocatori è diventato veramente un colpo devastante. Addirittura ci sono tennisti che servono a 240 km orari, tipo Isner o Roddick una volta, comunque è diventato veramente un'arma. Allora, il servizio di base, diciamo, propone tre tipi di esecuzione, che si chiamano esecuzione, diciamo, il servizio piatto, il servizio slice e il servizio in kick. Che cosa voglio dire? Allora, partiamo intanto dalla base, che è l'impugnatura, che è un'impugnatura continental. Avevamo già parlato l'altra volta delle varie impugnature. Per il servizio si usa la continental, detta anche in gergo impugnatura a martello. Ok? Allora, quando si insegna a un bambino piccolino, l'impugnatura, diciamo, rimane quella del diritto all'inizio, perché comunque non hanno forza e non riuscirebbero. Man mano che si arriva verso i 9-10 anni, invece il processo è quello di spostare l'impugnatura dal diritto, ok, quindi da una Easter, spostiamo a una continental, che avevamo detto anche l'altra volta, ok, per ottenere poi l'impugnatura del servizio. Il servizio come va impostato? Allora, intanto bisogna tenere la gamba sinistra avanti, la gamba destra dietro, con le spalle ben girate, ok? Con le spalle ben girate. Poi, che cos'è fondamentale per una buona esecuzione? Alla base c'è un buon lancio della pallina, che si eseguirà con la mano sinistra. Noi, dal momento che riusciamo a lanciare bene la pallina alta e davanti a noi, diciamo che siamo all'80% della buona riuscita, ok? Adesso vi vorrei far vedere proprio un'esecuzione base del servizio base, ok? Ho fatto vedere adesso, diciamo, il servizio base che si insegna comunque a tutti, cioè piccoli, grandi che iniziano a giocare a tennis, con lo spostamento dell'impugnatura dalla Eastern alla Continental. Poi ho analizzato il servizio, diciamo, abbiamo detto quello base sarebbe il servizio piatto, chiamiamolo per capirci, e poi ci sono altri due tipi di servizi che servono sia per imparare a giocare la seconda palla, ok, sia anche per utilizzarli poi come prima palla, magari cercando di tirare forte, però con gli effetti che danno questi due servizi che andrò a spiegare. Allora, uno si chiama servizio slice, ok, e per riuscire a eseguire un servizio slice bisogna modificare un attimino il lancio della pallina, mentre nella prima piatta la lancio davanti, alta e davanti a me. Nel servizio slice cosa dovrò fare? Cercare di alzare la palla leggermente più alla mia destra, di modo che riuscirò ad andare a colpire la palla avvolgendola, per capirci, ok? Avvolgendo la palla in questa maniera si ottiene l'effetto a girare e a tenere la palla, diciamo, bassa
e veloce, ok? Diamo l'effetto alla palla pur sempre comunque tenendola bassa e veloce, e questo servizio si può utilizzare sia per giocare la seconda palla e sia anche per, aumentando la velocità e la spinta, fare una prima palla che mette in difficoltà un avversario che magari la soffre, ecco. Terzo servizio è il servizio in kick, che è entrato, diciamo, a far parte del tennis è già un po' di anni, però diciamo una volta non si usava, si usavano solo questi due tipi di servizio, il piatto e lo slice. Il servizio in kick viene utilizzato molto dai giocatori, soprattutto sul campo in terra, perché permette di aprire e dare un'angolazione, un'apertura del campo veramente elevata. Vi spiego, mentre il servizio slice dà un'angolazione praticamente a rientrare, il servizio in kick dà un'angolazione ad uscire e a rimbalzare comunque molto in alto. Vi spiego come andremo a affrontare il servizio in kick, cercando di alzare la palla più alla nostra sinistra questa volta, leggermente dietro la nostra testa, dietro la nuca, ok? A quel punto, quando la palla scende, inarcandoci bene con la schiena, noi cosa facciamo? Velocemente con la racchetta andiamo verso l'alto e in questo modo daremo una rotazione a salire. Quindi cosa succederà? Che la palla rimbalzerà nel campo dell'avversario e prenderà questa rotazione effetto rimbalzando molto in alto e andando a uscire del campo, che ci permetterà così di aprirci il campo per il colpo successivo. Bellissimo, belle immagini. E poi chiarissima la spiegazione. La lezione, Paolo, è stata bellissima. Mi raccomando, prossima lezione, no, ti vogliamo vedere in campo come cavia. Inculco nella mia testa, inculco nella mia testa. Peraltro, perché Paolo, poi voglio imparare anch'io. Poi c'erano anche delle nostre amiche da salutare, dell'amatori tennis arnesi. Le immagini le mandiamo la prossima settimana, quando parleremo proprio degli amatori del tennis arma, delle amatrici. Sì, sono quattro ragazze che giocavano tra loro al doppio. Ecco, poi dovesse mancarne una, Paolo andrà a sostituirla, sì, così almeno... Io come ci sono sempre pronto. E adesso è l'ora dei pronostici. È l'ora dei pronostici, ma questa volta li faremo molto molto velocemente. Sì. Allora, Milan-Catania, forza Paolo. Uno anch'io. Bene. Palermo-Inter, tu che c'hai la cravatta rosa. X. Il Palermo vincerà con un gol di Ilicic, perché proseguirà la sua corsa salvezza senza Perfetto. Nessun problema. Torino-Juve. X. Tu invece? Uno. Lo sapevo. La Juve subirà la tensione del derby. Sentirà l'obbligo morale di dover vincere dopo la vittoria del Napoli contro il Pescara il giorno prima, e cadrà contro un Toro che è praticamente già salvo. Ha un bel gioco spumeggiante che secondo me in queste condizioni mentali potrà dispiegarsi in maniera perfetta. No, invece io ti dico che vince, che pareggiano, e la Juve matematicamente ha vinto lo scudetto. Benissimo, allora Sampdoria-Fiorentina va a chiudere il nostro poker di scommesse. X. Io credo invece che la Fiorentina non avrà problemi ad espugnare Marassi. Uno. Quindi dai l'uno tu. No, due. La Fiorentina... Vedete perché... Povero Dumé, Datemi la uno, per favore. Ti cancellerà. Amici a casa. Quando Paolo vi racconta quelle fregnacce sul fatto che io sbaglio scommesse, non gli faccio vincere le bollette, ma non è vero niente. Lui che sbaglia a scriversele, poi va alla ricevitoria, punta male e si lamenta e mi va ancora a chiedere... Ma no, io pensavo che... Vabbè. Vedrai domenica cosa ti dirate. Vedrai domenica sul campo dell'Argentina cosa ti dirà. Ma tanto la Samp è già salva. Domenica c'è l'ultima partita argentina, casalinga. Argentina Rivarolese. Una squadra già promossa, una squadra già salva. Vabbè. Chissà che spettacolo. Adesso io direi di salutare. Non abbiamo la lavagnetta. Non l'abbiamo. È inutile che dalla regia insistete. Questa è la lavagnetta. È bianca. Non ci sono risultati. Tanto segna Paolo, che abbiamo visto che è affidabilissimo. Io ho segnato tutto. Adesso... Vedi, la crisi. Mancano anche i pennarelli per scrivere sulla lavagna. È un duro monito che lanciamo, questo. Salutiamo e lasciamo... A chi lasciamo? Alla mini maratona. Alla mini maratona, è vero. Allora, mini maratona che ha un po' concluso i 4 giorni del GEF, il Festival Mondiale della creatività nella scuola, e noi eravamo lì sul traguardo di Via Fiume. Paolo, che cosa ti è sembrato? Bello, insomma, questa manifestazione sulla pista ciclabile con oltre 400 partecipanti giunti da tutto il mondo: Turchia, Polonia, Ucraina, Russia,
e chi più ne ha più ora ne metta. Vedranno nel nostro servizio che li abbiamo intervistati un po' tutti. Quindi. Esatto, e quindi il nostro racconto di questa giornata chiude l'odierna puntata di Sport TV. Completo, chiude. Chiude dritto per dritto la nostra puntata. E allora Paolo, a noi la non ci resta altro. 28esima puntata. 26esima. Continui. 26esima. Continui a storpiare le mie indicazioni. Anno settimo, è giusto. L'anno settimo. È meglio chiudere, va. Ciao okay. A tutti, al prossimo venerdì, sempre dagli studi di Liguria 24. Vi ricordo che in replica va alle 24 questa sera, forse. E domani mattina alle 11 forse. Potrete vederla in replica tutta la trasmissione Gerson e Paolo Staltari. E ciao Gerson. Se non volete sbagliarvi, pagina Facebook Sport TV, iscrivetevi e guardate tutte le repliche dalla puntata 1 alla puntata 26. Mi assicuri che ci sono tutte? Ci sono tutte, e anche contenuti extra. Andremo a vedere. Anche a luci rosse. Ciao a tutti, il prossimo venerdì. Con il presidente del GEF, cavalier Paolo Alberti, per parlare di questa splendida iniziativa che ha avuto un successo al di là delle aspettative. Possiamo dirlo adesso? Ma penso di sì, sono molto felice chiaramente, ma soprattutto ho dormito poco a causa del tempo, ho detto terrà, non terrà, per cui siamo stati fortunati anche da questo punto di vista. Devo ringraziare tantissime persone. Devo ringraziare innanzitutto Area 24 che hanno dato questa possibilità, hanno dato la possibilità di realizzare questo piccolo sogno a bambini e ragazzi. Abbiamo avuto scuole dalla Turchia, dalla Polonia, dall'Ucraina, dall'Italia chiaramente e dalla Romania. Dunque è stata una cosa internazionale, una prima edizione. Sui 400, adesso non ho i numeri esatti, ma circa 400 partecipanti e oltre a loro chiaramente devo ringraziare Ornella Ferrara che mi ha onorato della sua presenza, è la madrina di questa nostra prima manifestazione che vuol diventare qualcosa di molto importante. Per cui la ringrazio tanto che praticamente mi ha dato questa possibilità e credo che facendo questo facciamo anche dell'educazione, perché i ragazzi, i bambini parlano, fanno amicizie, questa è la nostra volontà. Abbiamo anche dato la possibilità ai paralimpici, chiaramente, perché sono molto importanti anche per noi. E secondo me è uscita una bella manifestazione. Non ha piovuto, è stato bello. Io sono partita col gruppo dietro e è uscita una bella manifestazione d'amicizia. E quello che vogliamo anche portare come pensiero ai nostri ragazzi, cioè insegnare rimanere nello sport proprio come obiettivo nella vita di diventare qualcosa che ti serve in tutto. E quindi oggi secondo me per come prima edizione devo dire che è uscita bene. Buongiorno to everybody. We are molto bene. We are glad to be here in Sanremo. Fratello Paolo, this great organization has echoes in Turkey. Conosciuta in Turchia, molto in Turchia. We represent 25,000 people in Turkey as a family. Loro rappresentano 25,000 studenti, no? Yeah. Studenti come famiglia, la loro famiglia, ok? So we believe whatever President Alberti doing right now is really important for this region, and we need to support this. Next year we are planning to bring more students to Sanremo. Dicono chiaramente che quello che fanno loro, insomma, credono molto in quello che fanno e loro vogliono aiutarmi in tutto quello che stiamo facendo e l'anno prossimo porteranno più studenti di quest'anno. And we try to steal Mr. Albert to Turkey because he's so important person and we want him to start something like this in Turkey. E vorrebbero che appunto che io vada in Turchia e organizzare qualcosa di così importante e grande come il GEF, parliamo del GEF chiaramente, in Turchia. Thank you very much, listening. Grazie. Da Ucraina, direttamente da Ucraina. E come è stata Alona la corsa?
Как вам понравилось? Да? Ой, очень понравилось, все было замечательно. Конкуренция, конечно, была. Тиранданти конкуренти итальяне. В последний момент мальчики прибежали первее меня. Tanti ragazzi italiani sono arrivati per primi, prima di lei. In Ucraina ne hai fatto altre gare? Вы на Украине уже участвовали в таких мероприятиях? Нет, на Украине как-то не приходилось. Ну, la prima volta che partecipa a una manifestazione di questo genere. La prima volta. Tu sei a Sanremo perché partecipi a Jeff? Вы приехали на соревнования, да, по Sanremo Junior? Да, Sanremo Junior Sing E la prima volta che è venuta a partecipare a Sanremo Junior in questi quattro giorni ha avuto anche la possibilità di partecipare alla maratona. Il papà si chiama? Igor. Igor, buono Sanremo? Ну, конечно же, нравится. Очень тепло, очень весело, хорошо, песенно. A chi non piace Sanremo? Piace a tutti. La prima volta quando vieni qua ti innamori subito di Sanremo. Только сегодня солнца нет, а так каждый день. Тепло, хорошо. А три недели назад в Киеве еще был снег, вот полтора метра снег. L'unica cosa che stamattina è un po' nuvoloso, però due settimane fa a Kiev c'era ancora la neve che arrivava fino qua, perciò per loro c'è tanta differenza, no? Differenza. Per loro quindi è estate qua, no? Для вас это лето, да? Ну, конечно, лето, конечно, тепло. Sì, sì, adesso per loro è estate, estate. Come è stato il percorso? No, carino, lunghetto per uno che non si allenava tanto tempo, ma carino. What do you think about your experience in Sanremo? Sanremo is a very good place. It's a very good touristic place. I like it very much. Ovviamente ha detto che è stata una bellissima esperienza, un bellissimo posto. Will you return? Turkey. In Sanremo. Yes, I will return with my family. All of my family, my wife and two children. I came here with my one son. His name is Gökalp. From Adana Gündoğdu College and we will return especially. Ha detto che ovviamente non solo tornerà lui personalmente a Sanremo, ma anche la propria famiglia la porterà, moglie e figli, insomma, in questo posto splendido e turistico. Grazie. Anche la polisportiva Integrabili presente a questa mini maratona. Sì, abbiamo preso l'occasione di poter partecipare e abbiamo chiesto la possibilità di poter far partecipare i nostri bambini con alcune handbike e delle bici per non affaticarli troppo e abbiamo avuto questa occasione, è stata divertente, organizzata bene, ringraziamo tutti gli organizzatori del GEF. Sanremo è la seconda volta, due anni fa, volta che viene a Sanremo. На джазовом детском фестивале. Он проходил. È venuto anche per un altro festival qualche anno fa, sì. È la seconda volta che porta adesso la bambina per Sanremo Junior. Da dove venite? Da Polonia. Città? Città Sosnowiec, la scuola di moda, istituto tecnico superiore. Allora, la moda, fashion. Siamo qui per défilé de mode. Allora, oggi, stasera, abbiamo le competizioni della moda. It's very happy, it's very travel, it's perfect organization, it's so cool. È stato molto divertente, un'organizzazione fantastica, veramente, veramente speciale. La prima volta che venite a Sanremo? Sì, la prima volta. Noi ci siamo già venuti due anni fa. Siamo già stati due anni fa, abbiamo portato un altro spettacolo teatrale e adesso ne abbiamo portato un altro, è stato bello due anni fa e quindi quest'anno abbiamo colto l'occasione per partecipare di nuovo a questo concorso. Tommaso Pinto. Sei di Sanremo? Sì. Com'è stata questa gara? È molto faticosa, ma comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata una bellissima volata nel finale. Sì, grazie. Davide. Davide di Sanremo? No, di Sasso, una frazione di Bordighera. Ecco, come hai trovato il percorso e com'è andata la volata finale? La volata finale in realtà ero stanco. Alla splendida riuscita della manifestazione anche hanno collaborato i Ranger, a cui chiediamo un giudizio sull'organizzazione e su come è andata via la giornata. Ma credo bene, in quanto siamo riusciti a gestire tutte questi ragazzi. Loro sicurezza, quindi nei passaggi dove entravano le persone e i ciclisti, quindi chiaramente siamo contenti e ringraziamo Paolo Alberti per la collaborazione che abbiamo avuto. Grazie a tutti.
Grazie.